Benvenuti. E ho sentito adesso, sono Gianluca Bordini, ho sentito adesso queste parole del sindaco, del vostro sindaco di Remedello, l'avvocato Francesca Ceruti, e non è piaggeria, non è di forma, che la ringrazio proprio per la sostanza di quanto ha detto, perché faccio una premessa prima di illustrare il senso. C'è un errore di predisposizione, di atteggiamento, ed è un errore indotto forse anche da chi tende a mettere in un angolo, a classificare la persona che si qualifica come ambientalista, perché che cosa significa? Tutti dovremmo essere ambientalisti, di destra, di sinistra, di centro, di estrema destra, di estrema sinistra, perché se non sarà così ci faremo del male da soli, perché è conclamato che il problema della scarsità idrica è un problema dei prossimi decenni, sarà un problema dei prossimi decenni. Basta vedere come si sono ridotti i ghiacciai. Il pian di neve è calato di 50 metri, per fare un esempio. Però qua la materia è complessa. E la ringrazio soprattutto per la chiarezza in cui ha introdotto questa conferenza stampa, perché toglie di mezzo qualsiasi etichetta che magari qualcuno vuole attribuire per fare pressione su un comune piuttosto che su un altro. Ringrazio contemporaneamente Alessio Guerreschi di Cotusta, sindaco di Acqua Fredda, che è qui alla mia destra, e vi ringrazio per l'onore perché mi hanno messo in centro a due sindaci e non merito tanto, ma grazie. Perché Acqua Fredda, e questo è il punto, diciamo, è l'aggiornamento principale, è il primo comune che formalmente in consiglio comunale ha adottato, quindi condiviso, i 5 punti della petizione. Quindi io ho 54 anni, dal 1985, avevo 22 anni, seguo in prima persona con responsabilità il caso Lago d'Idro. È un caso che forse dai giornali avrete letto, qualcuno può darsi che abbia fatto passare notizie come dei lacustri che non vogliono condividere e preoccuparsi delle problematiche dell'agricoltura, ma non è così. E questa petizione vuole dimostrare, ma anche partire, fare uno scatto in avanti a questa vicenda annosa che è in corso dal 1917 praticamente, attraverso una filosofia. E qui seduto in sala, mi potrà smentire se non è vero, è seduto, lo saluto, il geometra Colosio, che è responsabile, un dirigente dell'ufficio territoriale di Brescia della Regione Lombardia. Lui ha sentito me almeno 4 anni fa cominciare a dire nelle riunioni decadali che noi facciamo insieme al commissario regolatore, le 8, 9 o 10 riunioni decadali, si chiamano decadali perché è il comitato di gestione del lago che si riunisce ogni circa 10 giorni nella stagione irrigua per decidere in base a quanta acqua c'è, quanta bisogna lasciarne andare, quanta va tenuta nel lago, per prevedere appunto il caso di siccità in base alle previsioni di precipitazioni, eccetera eccetera. Sono 4 anni fa, sicuramente, se non prima, io dissi, dopo aver ragionato ovviamente in tutti gli organi, le componenti dell'Associazione Amministrativa Lago d'Idro e Valle Sabbia, che nessun territorio deve più soffrire più di un altro, non è giusto. E abbiamo detto, facciamo una simulazione, l'abbiamo detto agli esponenti del consorzio di bonifica di Calcinato, facciamo una simulazione di un accordo, di un tavolo dove in base alle precipitazioni, a quell'acqua che c'è a disposizione, se ci sono da fare dei sacrifici, li condividiamo, usiamo anche il lago in situazioni di emergenza, di conclamata crisi idrica. Ecco, però facciamo in modo che ogni territorio condivida questo, ci sia appunto una condivisione con i rappresentanti del Trentino, della pianura bresciana e dei lacustri.
E questa mia mano allungata, l'ho detto anche in conferenza stampa 14 marzo a Brescia, quando abbiamo avviato la petizione insieme a Barbara Meggetto, Presidente del Gabinetto Lombardia, non è ancora stata raccolta, non ha ancora avuto risposta. La petizione quindi vuole arrivare a quel punto qui. Intanto colgo l'occasione di salutare tutti a nome anche di Barbara Meggetto, che capirete è la Presidente regionale di Legamento Lombardia e non riuscirà a venire a tutti gli appuntamenti. Verrà qualche loro esponente venerdì 7 alla prima assemblea e poi vedremo. L'Associazione Amici della Terra, Lago di Dora e Sabbia, si costituisce nel 2007, quando, è importante questa premessa, è conoscitiva, quando sull'onda di un movimento popolare che si occupa da decenni, come dicevo, con manifestazioni sporadiche affidate a comitati, affidate alla rabbia anche dei cittadini lacustri, nel 2007 il prefetto di allora Tronca, Francesco Paolo Tronca, che poi sapete che è stato commissario di Roma, adesso collabora con il dottor Cantone, con l'ANAC, ci disse: io non ho il titolo ma ne ho l'autorità. Riuscì a raggruppare tutti gli interessi, tutti gli esponenti, e firmarono quello che si chiamò, che ancora oggi praticamente funziona da limite, diciamo così, quell'accordo prefettizio che ha consentito al lago di vedere lo scolmo all'incide naturale, cioè l'emissario. Il lago Titro ha un emissario e un emissario che hanno lo stesso nome, sono il fiume Chiese. Come emissario c'è anche il torrente Caffaro che scende dal monte di Bagolino, però il fiume Chiese ha appunto questo tratto di circa 160 km partendo da Valdameno, dalla Val di Daone, e bagna 30 comuni compresi i 4 lacustri, di cui Trentino, la maggior parte sono bresciani e 4 sono mantovani. L'Associazione Amici della Terra in quell'anno, dove quello che si chiamava coordinamento del 5 per blocco di 4 comuni del lago, fecero delle azioni snervanti e molto forti per reclamare il diritto a avere un lago nuovamente vivibile, quindi con le quote alte, perché veniva tenuto basso, veniva sfruttato fino all'87, 7 metri verticali. E poi lascio alla capacità, alla coscienza di ciascuno di dire se è ammissibile che un lago naturale, un lago di origine naturale possa essere sfruttato per un'altezza così. 7 metri verticali volevano dire 300 metri più di spiagge in certi punti, con spiagge paludose, moline di pesce, una devastazione della fauna ittica. E l'associazione ritiene, diciamo, numero corposo di quelli che erano esponenti del movimento popolare, ritiene nell'estate del 2007, dopo il raggiungimento del flusso minimo vitale, la rigenerazione, chiamiamola così, all'insidio del lago, di formalizzare un impegno attraverso appunto l'insidio della terra, lago di Dora Sabbia, che è figlia e riconosciuta da Amici della Terra Italia Onlus e quindi riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente. E attraverso questo abbiamo cominciato pian piano a impostare una filosofia, un ragionamento che non è ortodosso nel termine, diciamo, con i paraocchi, se vogliamo semplificare, ma porta avanti, come dicevo prima, una logica che ci vuole una condivisione. Siamo arrivati attraverso un percorso interno, attraverso l'organizzazione, attraverso contatti che vi comunico, noi abbiamo un ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche contro un progetto della Regione Lombardia, ricorso che avrà l'udienza conclusiva domani, 5 aprile, e hanno condiviso le nostre ragioni in un intervento ad adiuvandum il CAI nazionale, il WWF nazionale, la LIPU nazionale e Italia Nostra. Aggiungiamo Legambiente Lombardia e quindi ci siamo interrogati e abbiamo detto: evidentemente le ragioni che noi portiamo avanti non sono poi così, diciamo, da classificare come fanatiche,
ma hanno un senso di equilibrio, un senso di valutazione delle problematiche di tutti. E quindi abbiamo cominciato con l'Ecoambiente il 12 aprile del 2016 a fare degli incontri, delle riunioni, siamo arrivati a ideare e organizzare questa petizione, che ha questo senso di fare in modo, appunto, raccogliendo quello che noi diciamo 4 anni, nessun territorio soffra più di un altro. Che cosa significa? C'è una direttiva quadro della Comunità Europea, che è frutto di decenni di studio, per preservare la risorsa primaria. È la direttiva 2060, che dice che ogni corso d'acqua deve essere rispettato, non può essere incanalato, e quindi deve esserci il deflusso minimo vitale ovunque. Questa direttiva non è conosciuta se non dagli addetti ai lavori e deve essere applicata. Allora, con l'Ecoambiente Lombardia abbiamo pensato di studiare una petizione che principalmente sottoponesse alle istituzioni locali, cioè 30 comuni, la responsabilità di condividere il senso, il cuore, il luce, la sostanza di questa direttiva. Quindi si deve arrivare ad un ente gestore a partecipazione pubblica che comprenda gli interessi anche privati, che garantisca dentro una rappresentanza paritetica dei comuni trentini, del Lago d'Idro e dei comuni del sud acquale, in proporzione, in base alle dimensioni. Questo è giusto. Però si faccia in modo che i problemi vengano condivisi in quell'ente gestore e ci sia la luce di fondo che ovunque, ovunque, quindi in ogni tratto del fiume, e poi vi dirò anche la novità del Trentino, e in ogni, anche sul lago, e in ogni tratto del sud acquale, ci sia quella lama d'acqua sufficiente a ritenere che sia salvaguardata la salute pubblica, cioè il livello minimo vitale. Non può essere una lama d'acqua di 2 centimetri, perché lì il pesce non gira. Ecco. Quindi questo è il punto. Acqua ce n'è ancora per tutti, ma la petizione deve arrivare a, appunto, concepire attraverso le istanze che verranno portate all'attenzione delle istituzioni competenti, dei dominus del lago, questo ente gestore che vada a fare un bilancio idrico, che lo prevede la direttiva, cioè quanta precipitazione ci sono, quanta neve è venuta, quante derivazioni ci sono, quante concessioni, che ragione hanno di essere ancora, quanta acqua derivano, per quale motivo, con quali mezzi sono ammodernati questi mezzi, o consumano, o depauperano la risorsa. Ecco. E dinanzi a tutto questo si dovrà eventualmente, se dovranno spendere delle risorse pubbliche, quindi del denaro, andare a favorire l'ammodernamento dei sistemi. Non chiudere le attività, ma andare a favorire un ammodernamento proprio perché la risorsa, la carenza ce lo impone, e anche se non ce lo imponesse sarebbe giusto, è giusto arrivare a far questo. Perché se la lama d'acqua un giorno dovesse essere più abbondante, tanto meglio, significa che i fiumi saranno più floridi, sarà più bello, sarà più fresco l'ambiente, sarà tutto più bello. Quindi bisogna togliere dalla non conoscenza questo aspetto qua e portarlo alla luce del sole, alla responsabilità di ogni ente pubblico. Oltre quindi a verificare le concessioni, bisogna portare dentro ogni istituzione il ragionamento che nel sud lacuale, e questo è dimostrato anche dagli atti che abbiamo prodotto noi al Tribunale Superiore, ci sono attualmente in vigore 17 centraline di produzione idroelettrica che vendono la corrente. Mi risulta 2 in costruzione a Calvisano, poi mi hanno detto poco fa che forse una è già attivata, e da quello che abbiamo visto noi sui progetti, e ieri ho parlato proprio con Infrastruttura Lombardo, che mi ha confermato
nel senso che non potevo rispondere diversamente, che nel progetto delle nuove opere che noi avversiamo, ci stiamo cercando di bloccare, nel solco della legalità, attraverso dei procedimenti in tribunale, è progettata dalla Regione Lombardia, che vi dico con facilità, costituiscono una terza galleria sul lago d'Itro, una nuova galleria, poi dicono che sì, dovrà essere per forza così, se verrà realizzata non ci auguriamo di no, verrà chiusa la seconda perché non è agibile. Questa galleria ha un diametro di 9 metri, equivale alla grandezza di un'autostrada, e è stata concepita all'origine per prevenire la cosiddetta piena millenaria, perché le tabelle di ritorno dei calcoli che fanno gli ingegneri o chi di competenza, più si torna indietro nel tempo, bisogna calcolare che ci sarà un'onda, cosiddetta onda di ritorno, quindi la possibilità di una piena che bisogna far calcolare che sia sempre più grande. Se si torna indietro di 1000 anni, cioè ogni 1000 anni, queste tabelle ci dicono che ci potrà essere una piena di 1200 metri cubi al secondo. Al di là del fatto che la chiesa dei Benedettini di Caffaro, del comune di Bagnolino, è del X secolo, e non c'è, sono stati lì 282 anni i padri benedettini di Serpore, poi ce ne sono andati, hanno bonificato tutta la pianura della zona di qua di Ponte Caffaro, che è la porta del Trentino. Non c'è nessuna testimonianza, nessuno scritto, nessun documento, nulla che ci sia stata una esondazione per le sue caratteristiche naturali, geografiche, il Lago non è mai esondato, si è sempre aumentato da solo. Ci sono le rocce delle cosiddette sasse, nella parte fra Idro e Bondone, nella parte trentina, che sono incise, chiunque può andare a vederle, dove batteva sempre l'acqua nelle morbide, nel magre, e se si misura siamo intorno al metro. Questo significa che il lago non ha mai avuto problemi di esondazione. La Regione ha voluto progettare questa opera per prevenire la caduta di una cosiddetta paleofrana. La paleofrana non è sul lago, è sul fiume all'uscita, e noi abbiamo argomentato attraverso il professor Simonini e attraverso anche altre, anche la ditta Palese di Cesena, eccetera, eccetera, che si può mettere in sicurezza la paleofrana con un costo che all'incirca è di poco superiore al 10% al costo delle nuove opere. Ma al di là di tutto questo, le nuove opere prevedono la capacità di far uscire 320 metri cubi al secondo dal lago in caso di piena. 320 metri cubi sono meno di un terzo di quella che dovrebbe essere la piena millenaria. Però, per riagganciare il discorso delle centraline, questa galleria cammina per quasi un chilometro, quasi piana, a pochi centimetri di dislivello. Negli ultimi metri ha una caduta di 11 metri. Quindi chiunque può capire che è prevista una centralina, che adesso non è ancora ufficializzata, non è stata dichiarata da nessuna parte, non l'abbiamo letta da nessuna parte, anche di sotto. Quindi su circa 100, 110, 120 km di fiume, se le cose andranno come previsto nella zona Lombardia, ci saranno 20-21 centraline. Se la matematica non è un'opinione, vuol dire che ogni 5 km c'è una centralina che snerva la temperatura del fiume, la utilizza in parte, chiaramente altera l'habitat, altera la temperatura per produrre energia elettrica per opera di privati che la vendono. E la domanda che ci facciamo legittimamente, ma l'opera sul lago d'Idro, che è dichiarata 48 milioni di euro, un'opera pubblica, e invito tutti a giurarmi che una volta partita non diventeranno 60, 70, 80 milioni di euro. Lo stesso RUP ieri, nella telefonata, mi ha confermato che i 550 metri di San Giovanni Bianco in mezzo alla galleria dello Scavare è un terreno molto famoso e gesso, per cui potrebbero insorgere notevoli problematiche. Ma quello che noi ci chiediamo, e l'abbiamo chiesto al Tribunale, e vediamo che cosa succederà, ma dinanzi a dati che non dicono da nessuna parte che c'è un problema di esondazione, dinanzi a una paleofrana che può essere messa in sicurezza con un 10%, o poco più, ma forse anche il 20% della spesa, messo in un concesso,
perché ostinarsi a fare quest'opera che vorrebbe abbassare, secondo un regolamento del 2002 adottato a Giorno Bordia, ancora 3,25 m in largo? Allora qui la domanda che facciamo tutti, quelli che vivono sul fiume, e se qualcuno avesse la casa o fosse nato sul lago, vi sembra giusto? Quant'è alta questa stanza? Sarà 3 metri circa, poco più. Che un lago di origine glaciale, non è una diga il lago dentro, possa avere ancora questa spada di Damocle sulla testa, dove d'estate, per continuare un'irrigazione che prosegue per inondazione, cioè vengono inondati i campi, anziché andare ad ammodernare i sistemi irrigui, debba essere snervato, abbassato ancora per un'altezza simile. Vuol dire 150-200 metri in certi punti di spiaggia. Vuol dire palude, vuol dire quando c'è la frega del pesce che muore il pesce, e vuol dire allontanare tutte le attrattive turistiche e sventrare l'economia dei quattro comuni del lago. Dinanzi a questo, ecco la responsabilità che chiediamo a ogni comune, di condividere un problema. Andiamo a creare un ente gestore a partecipazione pubblica che faccia attenzione, che abbia come luce la direttiva quadro 2060, per cui faccia un bilancio idrico, cerchi principalmente di garantire ovunque la lama d'acqua per livelli minimi vitali su ogni tratto dell'asta del Chiese, su tutti i 160 km, e quindi, se si permette, anche, e perché no, nel lago d'Idro. Se il lago d'Idro viene considerato giustamente anche di fatto un serbatoio, perché è un lago, se deve fare un sacrificio, credo che lo farà molto volentieri, per avere un'escursione come nel 2015, quando per 4 mesi non ha bevuto, un po' più alta della media. Però si tratta di rispettare, di essere dentro un solco di condivisione. Questo deve fare la petizione, deve riuscire a riappacificare, a fare in modo, come ha detto, mi permetto di prendere a prestito le sue parole, la trasparenza, a conoscere tutto di questa questione, e poi decidano in comune se la giustezza della nostra tesi è da adottare o se stiamo sbagliando qualche cosa. Questo è il punto. Il punto è che acqua ce n'è ancora per tutti, ma va gestita con oculatezza, con attenzione. E poi, andando ancora a parlare delle centraline, queste centraline producono energia elettrica e la vendono ai gestori. Non sono funzionali attività produttive, ammesso nel concesso che si possa fare una cosa così ancora, ma è che la centralina produce energia, per cui c'è la Falck come una volta, o l'edificio di Gavardo, o che cosa, che danno a lavorare 200, 300, 400 famiglie. Producono e basta. Ecco, quindi deve essere introdotta questa visione di trasparenza, questa riappacificazione, perché il senso della petizione è questo, e di fare in modo che io, come vengo a Remedello, sono accolto con tutti gli onori dal sindaco e Acqua Fredda, che condivide già il 31 marzo questa petizione. Siamo partiti apposta dalla bassa noi, perché c'è questa leggenda metropolitana che non mi è mai appartenuta, per cui si pensa che i lacustri non vogliono dare, che i lacustri non vogliono dare l'acqua alla bassa, ma non c'entra niente di tutto. Per inciso, quindi, vi voglio illustrare una realtà del Trentino. Io il 2 febbraio sono stato invitato a Tione di Trento, parliamo del polo nord rispetto a qua, per scherzare un po', nella sala giudicaria hanno fatto un'assemblea i consorzi dei pescatori, tutti i pescatori del Sarca e del fiume Chiese, quindi la Val di Daone, dove nasce il fiume, e via dicendo. Mi hanno invitato, sono intervenuto, c'era un consigliere provinciale, la provincia autonoma di Trento è potentissima, ha un patrimonio di denaro che è per noi impensabile, e c'erano tutti i sindaci, un po' tutti i sindaci, e c'era anche il presidente del BIM, il dottor Papaleoni, e ci sono gli articoli dell'Adige. Seduta stante, dopo il mio intervento, hanno condiviso gli argomenti. Avevamo già annunciato il 2 febbraio che a marzo saremmo partiti con la petizione. Hanno detto: noi sicuramente condividiamo. Qual era l'oggetto di quell'assemblea?
L'oggetto era che in Trentino, quando è scaduta la concessione all'Enel delle grandi opere, le dighe di Bissina, di Morandini, tutte queste grandi dighe, scaduta la concessione, per norma sono passate di proprietà dallo Stato, per cui adesso al 2020 andranno a rinnovo. E il Trentino ha avuto la capacità di costituire una società che si chiama HDE, Idro Dolomiti Energia. Questa HDE, poi testimoniamo, mi permetto di richiamare sempre il giovane Facolosio, che so che meglio di me conoscono i rapporti di questa società, se ne frega un po' di tutto il resto, si sentono molto forti e regolano i rilasci in base a quello che riescono a monetizzare, come va la borsa, quanto costa la corrente, tant'è che la Regione Lombardia è andata a fare un accordo e l'ha firmato il 16 di febbraio, dove in previsione delle nuove opere che dovrebbero partire e concludersi nel 2020-2021, darà 1 milione di euro ogni anno a Trentino per rilasciare l'acqua che servirà per arrivare giù nella pianura bresciana. Stiamo parlando di acqua che piove dal cielo o che nevica. Non è di nessuno. Eppure accadono queste cose. Ma qual era il senso di quell'assemblea? E i trentini sono riusciti a fermare l'assessore Gilmozzi, l'assessore della provincia autonoma di Trento, per il momento. HDE al 40%, al 60% della provincia autonoma di Trento, 40% è privata. In questo 40% c'è una grossa società australiana che viene qui per fare business. Non gliene frega niente del chiese, se è magro o altro cosa. Ha chiesto al Trentino di diminuire il 30% del DNV di lama d'acqua nei fiumi, nel Sarca e nel chiese, perché devono produrre, vogliono aumentare la produzione. I pescatori, passatemi il termine, incazzatissimi, hanno detto assolutamente questo non deve accadere, perché togliendo ancora il 30%, quella lama d'acqua già essenziale verrebbe ridursi, si scalderebbe ulteriormente l'acqua, verrebbe a scomparire molte specie di fauna ittica, tra cui una trota marmorata che è attrattiva per turisti della pesca che vengono addirittura a Nuova Zelanda e Varendena. E questo è, capite, l'oggetto. Allora, dinanzi a tutto questo, vogliamo le popolazioni, quindi la responsabilità dei sindaci, arrivare a essere incisivi sul bene demaniale più eminente, che è l'acqua, sulla risorsa primaria? E questo è il punto della petizione. La petizione è un fatto senza precedenti. Mi onora il fatto che sia qui il giovane Tracolosio, evidentemente è venuto a ascoltare, ma è chiaro che lui rappresenta un ufficio della Regione Lombardia. Mi onora il fatto, ci onora, io rappresento la petizione formalmente, che sono qui in mezzo a due sindaci. Il 7 di aprile saremo qui a Remedello sotto, nella sala polifunzionale, con invito a tutti i consiglieri, tutte le associazioni e la popolazione, per illustrare in modo, come ho fatto oggi, anche più dettagliato, il senso di questa petizione. E sono previste 8 assemblee su tutto il territorio, dove andremo, in base ai comprensori che abbiamo individuato noi, a illustrare questo fatto senza precedenti. Chiaro che non può essere travisato il senso della nostra petizione, non deve essere strumentalizzato. Noi chiediamo che attraverso questa ciascun territorio condivida il problema di un altro. Quindi, se c'è siccità, bisogna che attorno a un tavolo i lacustri non si impongano e capiscono che va rilasciato, va fatto un sacrificio. Ma dopo aver visto dove va l'acqua, come viene utilizzata l'acqua, se si possono ordinare i sistemi, quindi evitare ogni spreco. Voglio fare una sintesi, poi vi ringrazio per ogni domanda e prima avrei piacere che dicesse qualche cosa il sindaco di Acquafredda. Ditemi com'è possibile che per 70 anni il lago è stato svuotato, sventrato, dito, per 7 metri verticali e oggi è 1,30 m. C'è una compensazione trentina, però l'autorità di bacino del professor Passino, finita la concessione il 25 ottobre del 87, stabilì di fare delle fasi sperimentali. Ne fece 9 anni, dentro il quale uscì questo numero di 3,25 m. Cioè, senza imporre
ascoltatemi per cortesia, senza imporre ammodernamento dei sistemi agricoli, senza andare ad applicare la direttiva 2060, che forse non era ancora in vigore, la direttiva quadro per cui bisogna fare un bilancio idrico, stabilirono che si poteva tranquillamente ridurre di meno della metà la scorsione dal lago. Significa che per 70 anni è stata buttata via una quantità enorme di acqua, significa che per 70 anni il lago Dido ha avuto dei danni alla fauna ittica, all'erosione delle rive, al turismo e alla gente che se n'è andata altrove perché non poteva aprire nessuna attività perché era spettrale quel territorio lì, ecco, in ragione di sprechi anche. Allora è questa una verità storica che deve uscire. E noi siamo convintissimi, e guardate bene, io ripeto dall'85 che seguo questa cosa, e finché avrò voce non mi fermerò, finché io non ho nessunissima attività, sono un dipendente che a settembre lavora da 40 anni alle dipendenze, ho fatto 23 anni tipografo, adesso faccio servizi di sicurezza, ho una famiglia, non ho nessunissima attività, ho solo nel cuore, come tanti altri, un amore spassionato per il rapporto umano, per la vita pubblica. E mi vorrei che i sindaci, così come anche ogni altro funzionario pubblico, così come altro politico, capissero che è doveroso intervenire per evitare che vinca il mondo dei fuochi. Ho finito, grazie.